Abbiamo due giocatori di a cavallo molto tristi. Monteleone, misterioso giocatore o non giocatore a cavallo, non si sa. E poi il commentatore Miceli. Allora, in fondo è uno di noi, diciamo. In fondo. Cari a cavallo, che è successo? Avevate la partita in pugno, poi qualcosa è sfumato. Che è successo? Non abbiamo messo anche quando riusciamo a prendere un pallone e poi non riusciamo a costruire l'azione, non si va da nessuna parte. È un po' dura così. Siamo andati pure in vantaggio. 1-0, 1-1, 2-1 per noi. 2-2 e poi secondo tempo è andato bene, perché comunque siete riusciti a contrastare bene gli avversari. Secondo tempo è calata, non dire, cioè calata non tanto, perché il ritmo è stato lo stesso che avete mantenuto prima, però sono saltati gli schemi. Basta che una squadra si metta a giocare. Forse eravate un po' stanchi, pure la stanchezza in inciso. Vabbè, avevamo Miceli con la febbre, Tuzzolino con la febbre. Ah, c'era Miceli con Tuzzolino con la febbre. Sì, no, eravamo un pochettino messi male. Ma non giustifica questo la cosa, però. È un segnale d'allarme questa sconfitta? Vabbè, anche le altre di prima, allora. Vabbè, però la vittoria dell'altra volta sembrava avervi dato morale. Ora non lo so, stiamo cercando di mettere appunto qualche cosa per giocare meglio, di almeno capire come riusciamo a giocare. E quel signore accanto a te potrebbe essere la soluzione? Questo alla mia sinistra. Sì. L'idea c'è, adesso vediamo. Certo. Dipende da lui. Anzi, da lui. Manco da lui, da lui. Comunque. Se lui giocasse, cioè ritorneremmo gli accordi dell'anno scorso che facevano veramente un bel calcio. Chi si salva oggi da questa sconfitta? A parte Miceli? Mineo in panchina. Addirittura. Sicuramente non il mio piede sinistro. Io oggi salverei la squadra del primo tempo. E tu, questo giocatore. Primo tempo. Il secondo tempo non salvo nessuno. Vabbè, solo quello di tappa. Ma non per il singolo, perché il singolo alla fine può giocare bene, ma è la squadra quella che conta. E quando la squadra non gira, può giocare un elemento, ne possono giocare due, ma si gioca in cinque. Secondo tempo si gioca in 10 a calcetto e giocavano solo 5 persone, che erano la squadra avversaria. E così non si può fare. Tiri al secondo tempo e la dice. Per finire, il prossimo turno avete il Fiorfiorino, che è il fanalino di coda di questa Serie A. Entrambi fanno. Sì, entrambi. Entrambi, vabbè. Vabbè, loro ancora non hanno vinto, voi almeno uno l'avete vinto. Allora. Saranno incazzati. Allora dici riusciranno a vincere. Cioè, ne vedremo delle belle. Vince, allora. Speriamo bene. Vabbè, ragazzi, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Nell'anticipo di Serie A i Vispardamu fanno. Che stai facendo Mariolo? Che stai facendo? Aspetta, fallo finire, Dico, fanno, come dire, fanno tre polpette, posso dire, a cavallo? Sei polpette. È andata piuttosto bene, no? Sembrava messa male, poi Lete e Mariolo e anche Buccheri. E Bolaccosto che passava. Lasciamo stare. Agli avversari però. Allora, intanto lì. Vai, parlate, dai. Cominciamo. Tanto vogliamo salutare questo Mister X che dice che ci deve fare le pompe a tutti quando giocheremo contro, anche se non sappiamo chi è. Ma chi è questo? Uno che dice che ci stiamo sul cazzo. Uno che interviene alla diretta, Mister X. Se tu chi guardi ha detto le telecamere. Ma anche nano bastardo a Manuel. Vabbè, infatti, appena scopri che è questo Mister X. Comunque, passiamo alla partita, dai. Allora, intanto voglio fare i complimenti a Modica e alla sua squadra. Che hanno giocato veramente bene. È stata una partita correttissima, sportiva. Veramente bella. Poi, questo è uno schiaffo a tutti quelli che hanno detto che noi siamo sempre dei parla-parla e dei buffoni e dei cretini e. Ed è derivante da Mario, c'è Piero Tarantino. E tutti gli aggettivi negativi che esistono nel vocabolario Zanichelli. Prova a cagare! Compreso con la prossima partita contro? Franciscanor. La squadra di Spinelli. Ma è questo quello che ha portato qua. È la squadra di Spinelli. Esattamente. Voi non lo che sapete. Ce lo fumeremo, ovviamente. Addirittura. Spinelli ce lo fumeremo. E poi vorrei dire una cosa che la squadra mi ha detto di non dire, ma non posso non dire. La prossima è Putti Semplici. Ah, ritorna. Ovviamente lo taglio, sai. Beh, con i Franciscaner, Tarantino forse ha sentito, perché lui giocava contro di voi. Ho sentito che sono toglio. Lascia allora. Stare. Allora, Mariolo, puoi ripetere, Mariolo? Qua c'è uno dei Franciscaner. Contro di voi. Allora, non c'è bisogno di tagliarlo. Eventualmente dovessimo vincere. Per il culo. Io vado da Davide a casa. Allora vedremo. Intanto abita vicino a casa mia, quindi ci sì, ma è pensato a fare il inferno. Davide gli dice
c'è però se ragione. Poi tu vai a casa la tua alle 4 di notte per finire migliore in campo Mariolo. Tutti migliori in campo, dai, tutti migliori in campo, io Salafia così rimane Salafia, così Salafia, Salafia, vieni qua Marco, se ne scappa Salafia, ultima partita con gli Spardani. Ultimo lui dice. Battiti. È come Beckham. Gli Alfa Club lo attendono a braccia aperte. Vabbè, stiamo facendo una proposta. Dice, gli diamo una ragazza alla settimana se rimane con noi. Proposta Piero alla settimana. Oh, un maschio. Non si può rifiutare. Oh, però devo un po' amore. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima e complimenti. Ciao Alessio, ciao.